Dove eravamo rimasti? Ah sì, è arrivato il ciclone! E oggi vi racconterò come abbiamo superato questa terribile e potentissima tempesta che si è abbattuta su di noi mentre esploravamo l'isola remota e selvaggia di Socotra. Vi avviso, nella puntata di oggi tocchiamo il fondo del disagio. Non vi ho mai fatto vedere niente del genere qui su YouTube, non mi sono mai mostrato così conciato. Ma anche questo fa parte del viaggio e quindi vi renderò partecipi. Però ci sta, è il primo video dell'anno, dovevamo iniziare col piede giusto, quindi mettetevi comodi perché la sporcizia, l'umidità, la clausura stanno per cominciare. Subito dopo il solito minutino di sponsor. Comunque vi ricordo, questa era una situazione d'emergenza, cioè non l'abbiamo fatto per sport, ci siamo ritrovati costretti a fare schifo. Vabbè, primo video del 2024 in collaborazione con Cambly. Buoni propositi per l'anno nuovo: migliorare la propria conoscenza dell'inglese, che sia per la scuola, per l'università, per passare degli esami, per prepararsi in vista di un Erasmus o dei prossimi viaggi, o magari è la competenza che vi manca da inserire nel curriculum per cambiare lavoro. Cambly vi può aiutare con le sue video lezioni in videochiamata da seguire anche comodamente a casa su smartphone o su computer. Date un'occhiata al QR code che appare qua o al link che trovate in descrizione e mi raccomando, utilizzate il mio codice Safari 2024 per avere il 50% di sconto sui piani annuali, così che una singola video lezione con un tutor madrelingua tra quelli che Cambly mette a disposizione vi venga a costare a partire da 5 euro, che sono pochissimi. Con solo un euro potete fare una prova di 30 minuti, se non ve la sentite di fare una prova con una persona reale, potete sfruttare gratuitamente, perché basta registrarsi, Cam AI, un tool che utilizza l'intelligenza artificiale. Quindi mi raccomando, se pensate che possa servirvi o conoscete qualcuno che ne avrebbe bisogno, provate con Cambly. Se iniziate adesso, presto mi ringrazierete. Date un'occhiata al link in descrizione, utilizzate il mio codice, grazie Cambly, e buona continuazione del video. No! La serata è sfociata in una stupidera abbastanza abbondante e adesso ha smesso di piovere e anche il vento sembra essere calato. Però comunque l'ordinanza del ministro del turismo, con il quale tra l'altro abbiamo cenato l'altra sera e non lo sapevo, è che tutti i viaggiatori a Socotra devono stare in un posto al chiuso, non possono stare in tenda. Ecco perché siamo finiti in questo luogo bizzarro, l'unico in cui potessimo dormire tutti nel raggio di parecchi chilometri. A Calansia non possiamo tornare perché c'è un fiume che diventa impraticabile quando piove tanto, e in questo momento ad Adibu, la capitale, la situazione è assurda, cioè tipo è tutto allagato, quindi siamo bloccati qua per ora. Domani vediamo, cioè in pratica navighiamo a vista. Se vuoi fare un viaggio wild in un posto come Socotra, certi imprevisti devi anche metterli in conto. Noi però non li avevamo immaginati, perché questa è sfiga fondamentalmente. Dai, alla fine qua non si sta poi così male, poteva andarci peggio. Non avendo più bisogno dello spazio per cenare tutti assieme, abbiamo stipato nelle stanze più grandi possibili. Comunque a livello di comodità non siamo messi male, soprattutto perché questi cuscini che abbiamo rubato sull'aereo sono veramente soffici. Per il resto siamo in 6 qui dentro, non penso avremo freddo. Non abbiamo modo di spegnere la luce, la dobbiamo svitare. Non si svita? No. Come la spegniamo adesso? Mamma mia come si è messo, ragazzi. E adesso è arrivato il momento di dormire. Ci facciamo cullare dalla dolce voce del piccolo Lucio verso una serena notte di sonno. Più o meno. Okay, entra acqua da questo finestrino. Sta entrando acqua ovunque. Mi puoi ripetere quali sono le nostre scorte? Acqua, una bottiglia di rum, latte rancido e basta. Ci serve un secchio. Di tutti i luoghi in cui potevamo essere sorpresi da un fortissimo ciclone, siamo proprio in quello più scomodo di tutti. Però va bene, dai. Oh, abbiamo del tè, abbiamo del cibo. Ci stanno portando le provviste. Così abbiamo luce.
Allora, fuori imperversa l'uragano che va avanti da tutta la notte. Mi sono svegliato penso 30 volte per botti, rumori fortissimi, però in realtà ho dormito bene, solo che adesso siamo bloccati in questa stanza con la pioggia fuori che è praticamente orizzontale, mai visto una cosa del genere, e non abbiamo internet, non abbiamo possibilità di comunicare con le altre persone del gruppo che sono nelle stanze accanto perché le pareti sono troppo spesse e c'è sempre più rumore, sempre più casino e non accenna a diminuire. Abbiamo guadagnato del tè e abbiamo fatto arrivare, si spera, di là dei walkie talkie per poter comunicare. Speriamo. Siamo messi così male, dopo soli 40 minuti dobbiamo star qui finché non passerà l'uragano. Questa situazione sembra il classico film horror low budget dove hai solo una location, sei protagonisti dentro una stanza e vediamo cosa succede. Oh, si vede fuori! Si vede fuori! Si vede fuori! Uno che inquadra fuori. Ci hanno portato dei viveri, abbiamo del cibo. Frittelle? Piatto te. Pane, pane. Ciapati. Ok, fagioli. No. Ma come fagioli? Non abbiamo il bagno. Abbiamo pane, fagioli, Nutella, formaggini, tanta roba e una bella scorta di acqua. Prima il minaretto si vedeva bene, adesso si vede a malapena. Deduco che stia peggiorando. Abbiamo recuperato un sacco del pattume che adesso trasformeremo in un poncio per riuscire ad andare in bagno. Perché giustamente abbiamo le giacche impermeabili, ma tutto il resto del corpo non lo è. Ore 9, stiamo cercando di ricavare un paralume. 9.02, è saltata la corrente. E nel mentre sta entrando sempre più acqua. La situazione, amici, non accenna a migliorare. Dalla porta continua ad entrare un sacco di acqua. Piove dal soffitto. I tentativi di andare in bagno sono stati vani perché fuori c'è troppa pioggia, troppo vento e visibilità praticamente nulla. E siamo davvero bloccati qui dentro. Ore 10.04, abbiamo trovato parzialmente una soluzione per il bagno. Non ne siamo fieri. Non ne siamo fieri. Abbiamo anche tappato la porta. Il vento sta per aprire la porta. Purtroppo però c'era una falla nel nostro sistema per bloccare l'acqua, perché il sacco della spazza continuava a riempirsi sempre più velocemente, rischiando di crollare per via del peso. Quindi ad una certa abbiamo dovuto bucarlo, facendo cadere altra acqua sul pavimento già allagato, pur di non perdere l'unica copertura che avevamo contro l'uragano. Come avete fatto per il bagno? La radiolina è arrivata nella stanza accanto e ci stiamo mandando dei video per mostrare la situazione reciproca. Noi siamo messi male, ma di là hanno iniziato con il rum, quindi poteva andarne peggio. Sono le 10.39. Allora, a quanto pare la pozza si sta espandendo e sta allagando tutto il pavimento. Nel mentre mangio i fagioli avanzati col formaggino. Si fa quel che si può. C'è la punta della moschea che si sta piegando sempre di più in direzione del vento. 12.27, è arrivato Claudio. Com'è Claudio, la situazione fuori? La situazione fuori è pesantissima, zio. Cioè, allora, praticamente sono uscito da questo edificio con l'edificio che mi proteggeva per urinare e nel rientrare, che ero controvento, mi dovevo aggrappare ai muri, alla macchina per riuscire a venire di qua. Piove orizzontale in questa direzione. Questo è il mio set, il mio uniforme da bagnato, costume da bagno, maglietta bagnata, Gore-Tex e non basta. C'è una macchina? C'è una macchina fuori? Questo è freddo. Stiamo prendendo le ordinazioni per il pranzo, cosa volete? Una parmigiana di melanzane, mozzarella di bufala. Fai presto, fai presto! Fai presto! È arrivata la razione. I nostri bravi uomini della cucina ci hanno portato il cibo. Abbiamo la zuppa. Ah, riso, generico, sì. Generico riso bianco. Perfetto. Vai. Oh. Abbiamo anche la piccante. Abbiamo la gloria. Qua dentro, altra zuppa. Ti dico io, fai stop. Sì, vai, sbatti tutto. Comunque è la situazione di maggior disagio di qualsiasi mio viaggio, credo. Però mangiamo comunque bene. Il bello è che fuori continua a peggiorare. Sarebbe bello avere internet per vedere a che punto siamo
del ciclone, perché se dobbiamo fare due giorni così. Allora, la pioggia adesso è ufficialmente orizzontale, non c'è più la pendenza di prima, è proprio orizzontale, e la macchina parcheggiata qui di fianco ha perso il telo di copertura, è volato via e continua a ballare. Cioè, il vento è così forte che muove un Land Cruiser gigantesco. In compenso abbiamo anche i datteri. Cioè, mi fate luce sulla pozza che non si vede. Contatto di schizzetto sulla videocamera. Ore 16:06. La luce sta per scomparire. Quindi mi aspetto che non entra che esploda la porta. Raga, ha smesso di piovere. Ha seriamente smesso di piovere. C'è ancora tantissimo vento ma non piove. Potremmo essere nell'occhio del ciclone? Aprite! 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 Sono ubriaco. Sono le 17:09, sono arrivate le ragazze con altro alcol. Ho paura per la mia incolumità. Nera. C'è puzza di gas, c'è tanta puzza di gas. Considerato che ieri c'è stata una fiammata proveniente dalla cucina. Raga, è iniziato il momento pigiama party. Oh, non mi sembra vero, sono fuori. Raga, non mi sembra vero, sono uscito, sono fuori da quella stanza, da quel tugurio. Dentro stanno facendo gli scimmioni. Allora, piove ancora, però, sì, c'è anche vento, però nulla in confronto prima. Cioè, è molto meglio adesso. Infatti, è tipo il primo momento di silenzio da ieri. Da stanotte alle 2 è finita? Finita. Dalle 2 di notte? Sì. Applauso. Diciamo dalle 2. Raga, sembra che si vede dietro. Si vede tutto. Sembra che ci abbia superato. Ma poi miracolo che adesso abbiamo anche un minimo di internet, tipo. Abbiamo scoperto che questo ciclone si chiama Jair. Abbiamo beccato giusto? Jair, il ciclone Jair. No, qua puoi tranquillamente pulirti le coperte. Pigiama a parte finito, è ora della nanna. Però mi hanno detto che il ciclone ha fatto disastri. Infatti questo muretto, raga, era intero. Quando siamo arrivati questo muretto era intero. In effetti ci sono tutte le pietre cadute. Quanto era forte per spostare delle pietre? Abbiamo visto sull'app, quando ci siamo connessi ad un hotspot del telefono di uno dei nostri, delle nostre guide, che il vento ha superato i 100 km/h. Comunque domani mattina vedremo meglio. Più che altro sono curioso di vedere se sono stati abbattuti dal vento anche degli alberi del drago. La cosa mi renderebbe molto triste. È una cosa che succede a quanto pare quando ci sono questi cicloni, ma questi cicloni in questo periodo non dovrebbero toccare l'isola di Socotra. Si formano, vanno verso l'Oman, ma non passano di qua. Quindi il fatto che siamo stati sorpresi da questa potentissima perturbazione è alquanto strano, o meglio, è alquanta sfiga. In tutto ciò mi si è anche spezzato lo spazzolino, che adesso è particolarmente ultra light. Che tanfo comunque. Ragazzi, buonanotte. Quindi la porta lasciamo mezza aperta anche stanotte. Sì, lasciamola aperta, ci sveglierà il ciclone nel caso. Stanotte. Ci vediamo domani mattina. Bah, però, sai che forse anche senza bagno non si sta così male? Bello comunque che abbiano voluto pensare anche chi va in coppia. Che carini. Chissà gli animali che paura hanno avuto durante il ciclone. Nel dubbio mangiamo un po' di pattume. Il muretto tutto sfondato. Anche lì pieno di buchi. Lì stanno facendo ripartire le macchine che hanno la batteria scarica. Perché le batterie delle auto sono state usate per far luce dentro le stanze. È bello vedere che nonostante il ciclone non siano volati via i nostri amici alati.
Chissà dove sono andati a ripararsi per sfuggire al vento a 100 km orari. È vento che adesso usano per asciugarsi le piume. Per fortuna sembrerebbe che il peggio sia ormai passato. Il ciclone si è lasciato Socotra alle spalle e noi possiamo finalmente andarcene. Siamo rimasti bloccati qua più di 2 giorni, chiusi dentro quella stanzaccia per più di 24 ore senza mai mettere piede fuori. Perché non si poteva, il vento era troppo forte, la pioggia, non si vedeva niente, è stato il delirio. E quindi siamo rimasti lì col nostro soffitto che perde, le pareti bagnate, il pavimento allagato, la puzza. Però ragazzi, per quanto sia stata una situazione al limite, devo ammettere che non poteva capitarmi gruppo migliore con cui condividere certi momenti di disagio. Non so in quanti l'avrebbero affrontata così bene questa situazione, perché nonostante tutto ci siamo anche divertiti tantissimo. È stato abbastanza estremo. Ma quanto Polase ti bevi, zio? Tutto quello che serve. Voi avreste resistito in una condizione del genere? Di base spero che non vi capiti mai una cosa così. Comunque, soltanto montando il video mi sono reso conto davvero di ciò che abbiamo vissuto. Cioè, è stata una situazione che non so se si potrà mai ripetere. Comunque, il viaggio a Socotra ancora non è finito. Esattamente come temevamo, il fiume ha reso la strada impraticabile. È un po' complicata la situazione. Ne vedremo delle belle anche nel prossimo episodio. Non so se sarà un video extra o un video del lunedì. Ad ogni modo, tenete d'occhio il canale. Mi auguro che abbiate passato delle fantastiche feste con i vostri cari e vi siate divertiti a Capodanno. Vi ringrazio tantissimo per il 2023 che mi avete regalato. Ci aspetto un 2024 pieno di avventure e vi auguro un sacco di viaggi. Noi ci vediamo come sempre, perché la programmazione non cambia, lunedì alle 19 con un nuovo video. Ciao ciao. E se vi va, datemi una mano a far fuori le ultime copie, che tutto il mio ricavato lo dono in beneficenza ad Emergenza Sorrisi.